quindi è allucinante. Dimmi. No, pensavo al discorso del cellulare, no? Sì. Succede la stessa cosa anche se perdi il cellulare, che diventa, cioè almeno a me capita, no? Se non trovo il cellulare, il panico, c'ho tutta la mia vita là dentro. No? Ah, è vero, è vero. C'è anche la storia del cellulare, a parte il cibo. Che... No, ma sai, scusami, ti interrompo un attimo. Sì. C'è molto peggio di questo. Ed è quando tuo marito trova il cellulare. E lì... E lì ti senti morire, non so tu. Vedi ma... tutta la vita al contrario. Non so se. Ma vabbè, voi oramai di nuovo, vabbè, mio marito oramai è abituato. Ma... Scusa se ti ho interrotto perché era troppo divertente. Quindi hai finito? Hai finito? Sì, grazie. Pensavo a questa cosa. Certo, hai fatto bene a pensare a questa cosa. Sì, certo, certo. C'è qualche altra domanda? Perché la serata non è che passa la svelta, quindi dimmi. Magari fai una cosa, Francesco, vieni qua e parla, perché sennò non sentono intorno. Sì, fai una conferenza. Vieni. No, sto scherzando, ma perché non sentono? Alza la voce. Alza la voce, bravo. No. Se... No, come no? No, no. No, perché? Vai. Comincio con sì, allora. Sì. Sì. Possiamo dire che nel percorso della nostra evoluzione anche il corpo fisico, l'emotivo e quello mentale si devono necessariamente trasformare. E quindi vuol dire che così come alcune persone che sono arrivate su questo pianeta e sono stati per esempio capaci di rimanere per lunghi periodi senza cibarsi, senza morire e senza avere particolari problemi, e potrebbe essere una capacità che pian piano l'umanità potrà acquisire o aumentare la propria sensibilità. Ed è un qualcosa che secondo me è intrinseca nel nostro corpo. Per esempio, visto che siamo fatti di acqua, c'è chi in questo periodo che sembra così, diciamo, difficile, ha delle idee, ha delle genialità che sono la chiave di volta per uscire da certe situazioni. Per esempio, hanno scoperto che l'acqua ha delle proprietà cambiando certi stati, tipo con i ferrossi, e hanno scoperto qualcosa di completamente rivoluzionario proprio in questi ultimi mesi, e sono italiani. E, per esempio, si può produrre l'energia elettrica, no? I problemi energetici enormi, attraverso l'acqua si può produrre energia elettrica, quindi ci sono probabilmente... Scusa, che le forze oscure, mentre parli tu, ha detto, quello che sta dicendo cose troppo interessanti, mandiamo subito un aereo spia. Un treno spia. No, e quindi sì, cioè, ci sono proprio... A volte nei percorsi evolutivi ci sono delle scoperte che sono talmente rivoluzionarie che fanno saltare quello che è un vecchio sistema, ed è impossibile non cambiare rotta, no? E quindi può darsi che si possano verificare anche queste cose qui. Più o meno, avete capito? Su scoperte vengono fatte su cose semplici, elementi molto semplici, l'acqua, come funziona l'acqua. Avete capito un po'? La domanda non l'ho capita bene, però l'intervento no, è comunque... La domanda era praticamente, cioè, ci sarà una trasformazione anche del fisico? Non so, lei diceva... Quindi, scusa, c'è il punto interrogativo. Ci sarà una manifestazione? Sì, ci sarà una trasformazione del corpo fisico, emotivo e mentale. Sì. Chiaro il concetto? Poi l'hai sviluppato benissimo, hai detto le cose molto belle. Vediamo, cercherò di rispondere a questa domanda adesso. Certamente, dalla qualità dell'anima si determina la qualità della personalità, non c'è alcun dubbio su questo. Il problema è che come si trasformerà e si trasmuterà, perché qua si tratta proprio di trasmutazione, il nostro corpo, i nostri corpi, col passare del tempo, perché stiamo parlando di personalità, è giusto quello che dici. Tolkien, il Signore degli Anelli, diceva una cosa estremamente interessante. Cioè diceva che gli orchi, sapete chi sono gli orchi? Sono degli elfi degenerati. Non so se avete presente queste parole. Gli elfi sono quelli belli e biondi e gli orchi sono quelli un po' più così, va bene? Ed è estremamente interessante, dato che Tolkien era un numero 5, era qualcuno che era connesso col mondo spirituale,
poi quando uno è connesso col mondo spirituale può scrivere quello che gli pare, e dentro quel libro, quei libri, quei racconti, c'è comunque il mondo spirituale. Ed è molto interessante quando dice che gli orchi sono elfi degenerati, perché in questo periodo evolutivo si sta creando una divisione dell'umanità in due parti. Non lo dico io, se no sarebbe un atto di presunzione assurdo, perché non vedo perché io dovrei essere nella parte migliore, molto probabilmente andrò nella parte peggiore. Però Gesù dice che il mondo si sta dividendo in due parti. Bene, quindi quando Francesco dice come saranno i nostri, è la prima parte della tuo intervento, come saranno i nostri corpi, la nostra personalità nel futuro, sappiate che coloro che seguiranno la via luminosa diventeranno degli esseri umani con delle caratteristiche particolari che possiamo già immaginare, quindi dei poteri psichici sicuramente, la possibilità di connettersi con il mondo spirituale sicuramente, ma anche dall'altra parte, una maggiore fragilità. Una maggiore fragilità, perché gli orchi sono coloro che non lo conoscono più la fragilità. La pelle di un orco è alta 3 centimetri, perché sono abituati a combattere, a ricevere delle ferite e non li toccano neanche. Cioè, paradossalmente, la chiusura al mondo spirituale farà diventare le personalità sempre più rigide. E quindi perché? Perché diventerà un mondo di conflitto e di guerra, se noi li lasciamo fare. Ciò vuol dire che i bambini, invece di nascere più delicati, potrebbero ricominciare a nascere più rigidi. Cercate di capire, magari occorrono 1000 anni, cercate di capire cosa sto dicendo, non è che domani mattina. E questa si chiama evoluzione, bisogna parlare, bisogna percepire le cose nel corso dei millenni. Però è estremamente interessante. Invece coloro che seguiranno la via luminosa avranno queste qualità, ma, che poi non è, questo ma è sbagliato, diventeremo più fragili. Perché è attraverso la fragilità che si riesce a cogliere la bellezza e che si riesce a non identificarsi ancora una volta con la bellezza, perché quando noi diventiamo più fragili, però nello stesso tempo riconosciamo la bellezza della fragilità, perché quando non esiste più la paura della morte si può nascere farfalle e svolazzare per un giorno intero. Sarà pure una stupidaggine quella che sto dicendo, però nessuno ha mai detto che la vita terrena ha un valore perché uno vive 150 anni piuttosto che uno che vive 3 giorni. Questo è assolutamente così, perché l'esistenza terrena ha un valore qualitativo. Spero di non dover spiegare questa cosa, perché non è che conta che uno vive 100 anni, che non ha senso la sua vita, perché la vita ha un senso anche nei pochi minuti. Io ho vissuto le esperienze, come voi sicuramente avete vissuto le esperienze, sicuramente nella vostra vita, che vi hanno segnato per sempre e per le quali valeva la pena incarnarsi. Non è così? Ognuno di noi potrebbe raccontare qualche cosa. Ci sono stati dei momenti in cui avete detto dentro, caspita, a me è capitato tante volte, di provare delle cose dentro, di dire, cavolo, posso anche morire. Cercate di capire cosa voglio dire, non in senso peggiorativo, non è che sono in depressione e mi voglio buttare da qualche parte, è il contrario. Cioè, sono talmente pieno, in uno stato di estatico nei confronti di una certa esperienza, che dico, caspita, la mia esistenza terrena valeva la pena anche solo per vivere questo momento. E dovrebbe essere così ogni volta che noi ci innamoriamo, dovrebbe essere sempre così. Cioè, dovremmo avere questo tipo di consapevolezza, perché quando ci si guarda negli occhi con amore, e noi diamo per scontato spesso questa cosa, invece è un miracolo, perché l'altro ti guarda negli occhi per amore, pur non essendo obbligato, fortunatamente. E noi invece di prendere questo aspetto, che l'altro non è obbligato, di prenderlo come un miracolo, e di sentire il privilegio e l'estasi di quel momento, lo sentiamo, ma però molto spesso tentiamo di riprodurre quell'esperienza. E questa si tratta ancora una volta di identificazione, che è l'argomento che stiamo affrontando stasera. Allora uno non si dice, quello che ho vissuto valeva la pena, quindi avete capito quello che voglio dire. Sono sicuro che tutti quanti voi avete avuto dei momenti che non sono solo l'innamoramento col fidanzato, ma sono tanti altri momenti. E questi momenti sono molto più frequenti di quello che voi immaginate. A volte basta accarezzare un cane per dire questa cosa, mi basta per capire, adesso non voglio dire, ma ci sono delle poesie sugli animali. C'è una poesia di Tagore su
suo cane, che secondo me penso che la leggerò domani sera. Domani sera sapete che ci sono le lezioni sull'arte, penso che la maggior parte di voi lo sappia, e quindi una volta a settimana faccio online le lezioni sull'arte. C'è una poesia di Tagore sugli animali, sul suo cane, che è veramente da brividi, insomma. E il senso è un po' questo, capite cosa voglio dire? Quel momento lì, tutta la vita è lì, il significato dell'esistenza è in quell'attimo che tu stai vivendo. Ma riprendendo il suo intervento, quindi questa divisione in due dell'umanità si applicherà anche al mondo della personalità, perché ha detto come diventeremo. Poi c'è una seconda parte della sua domanda, e la vediamo adesso. Però guardate come diventeremo. E tutto questo da cosa dipende? Dipende dalla nostra capacità di irrigidire o di sciogliere il nostro cuore, che è un punto fondamentale dell'insegnamento evangelico. L'irrigidimento o lo scioglimento del cuore. Sapete, questo ve l'ho insegnato tante volte. Gesù mette in diretta relazione l'intelligenza con la chiusura del cuore. Dice perché, e dice ai suoi discepoli, perché non capite? Perché non capite? Forse che il vostro cuore si è irrigidito. E io spero in questi anni di lavoro un po' alla volta di insegnarvi a percepire il vostro cuore in tempo reale. Che meraviglia. Senti quando si scioglie il tuo cuore, senti quando si irrigidisce. Non è così difficile, eh? Non è così difficile. E quando lo senti ti rendi conto di qual è il tuo futuro. Perché quando senti il tuo cuore irrigidirsi, ti arrabbi con qualcuno, senti il tuo cuore irrigidirsi, senti questa sofferenza, la molli subito, perché bisogna essere pazzi dementi a provocare da soli uno stato di sofferenza interiore, ha senso. Però bisogna imparare a percepire questa sottile differenza. Quindi nel futuro l'umanità che si divide in due si dividerà tra coloro che irrigidiscono il loro cuore, e si possono già vedere perché sono completamente andati nel cervello, perché la loro empatia è sparita. Ci sono solo dei protocolli senza senso. Vi ho raccontata quella della maestra col registro. Un bambino alza la mano e dice: maestra, voglio andare in bagno. E la maestra dice: vediamo cosa dice il protocollo. Stiamo andando verso un mondo di deficienti, dementi completi. Ha voglia di fare la pipì? Accompagnano a fare la pipì. Non rompere i coglioni. Non stare lì a vedere cosa dice il protocollo. Però il fatto che ci siano persone, è solo un esempio, perché ce ne sono migliaia di questi esempi, di persone che non capiscono più niente. L'altro giorno un infermiere si è tolto la mascherina per bere e il primario ha chiamato il 112. Sì. Ora, poi ognuno fa quello che gli pare, però vedete lo stato di demenza, di stupidità completa verso cui stiamo andando. E questo non è un esempio solo di stupidità mentale, questo è un esempio di stupidità cardiaca, che sia ben chiaro. Cioè scompare il buon senso, sta scomparendo il buon senso, quello dei nostri nonni, accidenti, che cavolo, loro guardavano il sole, dicevano domani piove, guardavano l'aria e vivevano, vabbè, facevano fatica, lavoravano, però caspita, avevano un senso della famiglia, dello stare insieme, non è così. E adesso stiamo andando verso un insieme di stupidi che tra l'altro più sono stupidi e più li mettono, come abbiamo visto prima, nei posti di responsabilità. E quindi come fai uno che si toglie la mascherina per bere a denunciarlo? O come l'altro furbo che denunciava i vicini di casa perché erano in più di 6? Non stiamo andando verso un mondo di deficienti completi? Permettetemi un attimo così, in cui mi faccio prendere un po', perché effettivamente è così. E questo non è, vabbè, l'intelligenza scompare, ma questa intelligenza scompare perché il cuore si irrigidisce, che sia chiaro. Non è che diventano più stupidi perché non si ricordano più che sono andati a scuola, perché in realtà la loro intelligenza, i loro diplomi sono tutti lì. È il cuore che si irrigidisce, non è la loro intelligenza che sta scomparendo. Quindi, come diventeremo in futuro? Come diventeremo in futuro dipende da noi adesso. È chiaro il concetto. Se andiamo verso l'apertura del cuore, quindi ho detto diventeremo più fragili, ma non prendete questa cosa in senso negativo, perché non è affatto così, perché i bambini sono fragili, eppure sono coloro che noi guardiamo perché vivono la loro vita nella pienezza più totale, con un senso del gioco, con la fiducia all'esistenza. Quando ci si fida all'esistenza, in un certo senso, si è più fragili, no? Quando si ama, non siamo più fragili. E gli altri, in un certo senso, girano il loro coltello nella piaga proprio perché noi siamo fragili. E noi ci caschiamo,
ci caschiamo e soffriamo perché siamo fragili, invece di dire io sono fragile, resto fragile, voglio restare così e tu non ti puoi approfittare della mia fragilità. Perché la fragilità è una forza, ma qui andiamo in un campo, ragazzi, che non ce la caviamo più. Però queste idee devono essere chiare. Poi ha detto anche un'altra cosa, va bene, questa è la prima parte. Poi ha detto, nel futuro si scopriranno delle cose, delle invenzioni naturalmente, che renderanno, non c'è dubbio, la vita degli esseri umani più agevole, più interessante, come quello che desideriamo tutti del resto. Ma ancora una volta la stessa cosa, non ha detto così? È giusto quello che ha detto. Dei ricercatori italiani hanno scoperto che dall'acqua si può fare energia, meraviglioso. A parte che ne ho sentito parlare un sacco di tempo, però insomma, sapete che in questo sistema di demenza cercano di venderci il petrolio a discapito di altre cose, ma non entriamo ancora una volta nel campo dei complottisti, perché mi sono già rotto le balle. Però sappiamo che è sempre funzionato così. Ma ancora una volta, da cosa dipende il fatto che qualcuno trovi delle cose geniali? Non ditemelo, Vabbè, non ditemelo, ma tu puoi dirlo. No, dillo, Raffaella, vai, dai. Dell'evoluzione. Dal cuore che? Sì. Che cosa diventa? Dai, dimmelo, dai, che mi fai felice. Dai. Dai, il cuore può diventare in un modo o in un altro, dai, dimmelo, dai. Che si apre. Sì, sì, Raffaella, rendimi felice. Sì. Ci vuole così poco a farmi felice. Sai che mi puoi far felice. Allora, il cuore può fare due cose. O si apre. Si apre oppure sì. Si chiude. È fantastico. È fantastico questo. Se capite questo avete capito tutti i misteri dell'esistenza. Quindi anche questa domanda è così. Da cosa dipenderà questa connessione con i mondi superiori? Perché è una connessione con i mondi superiori. E poi ha detto un sacco di cose che dovevi parlare due giorni, quello che ha detto. Che dice a volte queste scoperte sono casuali, avvengono così. Certo che avvengono così. Perché è una specie di tocco con i mondi superiori. Nei mondi superiori è pronto tutto quello di cui abbiamo bisogno, tutto quello di cui abbiamo bisogno, qui davanti ai nostri occhi. Vivere senza smog, senza tutto qua davanti, tutto pronto. È che esiste un sistema planetario che cerca di creare confusione, per cui quando uno si connette lo eliminano. Quando uno trova qualche cosa per aiutare gli esseri umani, lo scartano. Quando uno trova qualche scemenza, qualche cagata, allora quello diventa su tutti i giornali. Non funziona così il sistema, ma lasciamo ancora una volta perdere questo aspetto qua. Ma ancora una volta, la connessione con i mondi superiori deriva dal fatto che il nostro cuore, se il nostro cuore si scioglierà nel futuro, oppure se diventerà più rigido. Il gioco oscuro è quello di irrigidire il nostro cuore, che sia ben chiaro. E ognuno di voi deve stare attento a questa cosa. Perché noi in questo periodo, in questi giorni, proviamo un'attrazione verso lo scioglimento del cuore, ma anche un'attrazione verso l'irrigidimento del cuore. Ve ne dico due parole così vi rendete conto. Quando è che provate, avete capito cosa vuol dire irrigidirsi o sciogliersi? Quando è che si prova l'attrazione verso l'irrigidimento del cuore? Quando non si ha voglia di combattere, quando non si ha voglia di fare la rivoluzione, quando si ha voglia di lasciarsi andare al pensiero degli altri, quando si dice non voglio avere problemi nella vita. Vi spiego. Quando ci si addormenta, quando si rifiuta di combattere. Hai capito? Quello è il segno che il nostro cuore si sta rigidendo. E il segno è di vabbè, va bene tutto, basta che sopravvivo. Vedete? Non c'è niente di male in questo, però bisogna rendersene conto. E cioè, guarda, cosa devo fare? Ah, devo fare una puntura ogni mattina? Che problema c'è? Basta che non mi rompete le scatole? Boh, basta, e uno va avanti così. E segue un pensiero che non è il suo, però si adagia a questa cosa. In quel momento il delitto più grave che noi facciamo noi stessi non è tanto di inserire delle schifezze, ma l'irrigidimento del cuore, cioè rinunciare a combattere, rinunciare a svegliarsi. Non è così? Però vedete che ci vuole quel contatto con l'anima, perché quando tu rinunci a quello che loro ti propongono, ti devi rendere conto che sarai perseguitato. Non è chiaro il concetto?
dato che nessuno di voi, nessuno di noi ne ha voglia di essere perseguitato, uno dice, vabbè, mi adatto che almeno non mi rompono le scatole. Va bene. Ma quando tu decidi di combattere, io lo sarei perseguitato, sarei emarginato, sarei bannato. Funziona così, in questo momento funzionerà così. E vi sembrerà una cosa forse non importante, invece tutta la chiave della vostra esistenza, del futuro dell'umanità, del futuro vostro, del futuro dei bambini, sarà in quel momento in cui noi decideremo di lasciarci andare a un mondo perverso, senza senso, pur di restare tranquilli, pur di tirare a campare, pur di invecchiare un po' tranquilli, va bene. Oppure se scegliere di abitare un altro mondo, di cominciare ad abitare il mondo futuro. Quindi, avere la coscienza, ritornando al discorso di prima, che nessuno ci può fare niente, che non siamo più manipolabili. Vedete? Solo in quel caso possiamo combattere queste cose, altrimenti cederemo. Dimmi. In qualche modo, nel piccolo della mia esperienza, ho notato che se tu nel momento della difficoltà fai quella scelta più in linea con la tua anima, anche se più difficile dal punto di vista pratico, tu percepisci il fuoco, percepisci quello, ti senti proprio come qualcosa dentro di te che ti avvicina anche solo per un attimo, no, a quella sensazione di non paura della morte, perché dici, caspita, che sia quel che sia, ma questa cosa è importante, no? È bello. Certamente, quello che hai detto è importante. Quando voi percepite il fuoco non lo molate più, perché non c'è niente che valga quella cosa. Non c'è un prezzo per quella cosa. Non esiste niente che possa essere paragonato a quella fiammella che incomincia a fiammeggiare, come si dice, a mandare scintille nel vostro cuore. Non c'è niente che possa ripagare quella cosa. Perché quando voi perdete l'empatia, la compassione, l'accoglienza, cosa avete? Cosa resta? Cosa resta? Resta solo la sopravvivenza. Tiro a campare e un giorno morirò, arrivederci, grazie. Va bene, poi ritorneremo forse e ricominceremo da capo, va bene. Però insomma, almeno per le idee chiare. Sto parlando anche per me naturalmente, non è che sia tutto semplice, tutto facile. E quello che ha detto l'ha detto anche nel modo preciso proprio, rendendosi conto di quanto questo fuoco sia importante, perché c'è solo questo. Quando si parla di fuoco si parla di amore naturalmente, si parla di compassione, di accoglienza, di tenerezza, di tutte quelle cose, quelle emozioni superiori che abbiamo sempre visto. Queste cose non hanno prezzo. Non possono darmi un reddito di cittadinanza in cambio di questo fuoco. Assolutamente. Poi avremo dei momenti di difficoltà e di dubbio, questo sì. Però cosa servono queste serate? Vabbè, stasera insomma abbiamo parlato un po' di tutto. Però servono proprio a darci forza reciproca. A non farci sentire soli nei momenti di difficoltà, dicendo, caspita, c'è qualcuno che finalmente condivide un pensiero, non siamo soli, c'è l'umanità che si sta risvegliando, ognuno al suo livello, però questo penso che sia una bella cosa, perché sentirsi da soli è un po' disastro, perché uno dice, ma cosa serve mio? Cosa serve se Gandhi potrebbe dire, caspita, io faccio una manifestazione, mi mettono in prigione, cosa serve? Meno male che non ha detto così, no? Meno male che non ha detto così. Perché si rendeva conto che quello che lui faceva era importante, al di là di tutto quello che poteva accadere nel mondo esterno. Vedete? Mi prendono, mi mettono in prigione, va bene. E le persone si accorgevano che più lo incarceravano e più la sua forza dilagava oltre i confini, perché è così poi che funzionano le cose. Però vedete che ci vuole quella forza. Bisogna avere una forza interiore. Quella forza interiore da cosa è data? Così chiudiamo la serata. Quella forza interiore è data dalla capacità di disidentificarsi, è l'argomento di stasera, progressivamente da tutto ciò che non è importante e portare la propria identificazione su ciò che è essenziale, e cioè sull'amorevolezza, sul lavorare per gli altri, sul servizio, sul fuoco interiore. Questi grandi esseri ci insegnano queste cose e come loro le fanno, anche noi possiamo farle. E anche queste sono parole di Gesù,
non abbiate paura, ma che meraviglia. Finiamo su questo, io non so neanche che ore sono, però penso che stasera più o meno ci siamo capiti, non è una questione quantitativa, adesso potete anche morire. Cosa diceva Gesù? Chiudete gli occhi due minuti, e chiudiamo su questo che è così bello. E cercate di percepire quello che vi dirò proprio col cuore sciolto, dai. Lui diceva ai suoi discepoli, non abbiate timore, che già questa cosa è bellissima, non abbiate timore, non abbiate timore. Io ho vinto il mondo e anche voi potete vincere il mondo. Non è bello questo? Adesso ripeterò questa frase modificandola leggermente. Non avere timore. Tu non avere timore. Io ho vinto questo mondo e anche tu puoi vincere questo mondo. Vedete, se il vostro cuore è sciolto, questa cosa vi dà un brivido. Se il vostro cuore è ancora un po' rigido, questa frase va a finire nel vostro cervello. È così che funziona. Ve la ripeto ancora una volta. Non avere timore. Io ho vinto il mondo, ce l'ho fatta. Ho vinto il mondo, sono risorto, ce l'ho fatta. E anche tu ce la puoi fare. Non temere. Tu farai cose più grandi di quelle che ho fatto io. Tu sei in grado di fare cose più grandi di quelle che ho fatto io. Non è bella questa cosa? Dovreste sentire il vostro cuore che gode, è uno stato di goduria. Dovreste sentire questa cosa. Perché quello che dice Gesù è molto di più che un accompagnamento, non è una pacca sulla spalla. Non ci sta dicendo, vabbè, sei un povero disgraziato, ma insomma ce la farai. Non è così. Ci sta parlando con la saggezza, lui sa come funzionano le cose. La sua non è una teoria, non è una filosofia. Lui ti dice qualche cosa e questa cosa è ciò che tu vivrai, perché lui la vede precisamente, senza ombra di dubbio. Con estrema chiarezza. Non temere, non ti preoccupare di ciò che mangerai, ma non ti preoccupare di come vestirai. Non temere. Al momento opportuno, il soffio spirituale parlerà attraverso di te. Stai tranquillo. Che cosa ti possono fare? Tutt'al più, ti possono uccidere. Ma non è meraviglioso? Io trovo che sia bellissima questa cosa, bellissima. Lasciate, ascoltate con il cuore si scioglie, non può non sciogliersi, altrimenti va tutto a finire nel cervello, e il cervello non può capire.
amici, bene. Grazie a tutti questa serata d'amicizia. Ci conosciamo tutti.